Agrigento, venerdì prossimo 25 maggio alla Circola Empedocleo dalle 9.30 alle 13.30 si svolgerà su iniziativa di Legambiente il primo ecoforum provinciale su rifiuti ed economia circolare. L'iniziativa è compresa nell'ambito di Sicilia Munizza Free, una campagna nazionale di Legambiente in collaborazione con il CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, e con il patrocinio della Regione Siciliana per accompagnare con attività di formazione, informazione, comunicazione e sensibilizzazione il passaggio obbligato dall'annosa fase emergenziale alla cosiddetta gestione integrata dei rifiuti e quindi dal massiccio e costoso smaltimento in discarica al virtuoso e produttivo sistema della raccolta differenziata, del recupero e del riciclo, l'unico in grado di trasformare il rifiuto da problema in risorsa. E in proposito ascoltiamo la direttrice regionale di Legambiente, Claudia Casa. Sì, è un'iniziativa che si inserisce nel contesto di una campagna nazionale di Legambiente dedicata proprio alla Sicilia, dal titolo, se vogliamo, anche suggestivo, Sicilia Munizza Free, che vuole replicare in buona sostanza il modello già messo in atto dalla nostra associazione durante la famosa emergenza dei rifiuti vissuta in Campania. In quell'occasione, appunto, attraverso una campagna a supporto delle amministrazioni comunali di quella regione, una campagna di comunicazione, formazione, informazione e sensibilizzazione, si riuscì ad aiutare il passaggio dal conferimento puro dei rifiuti in discarica a percentuali di raccolta differenziata che oggi, tolta la realtà di Napoli, sono percentuali di assoluta eccellenza. Quindi in collaborazione con il CONAI abbiamo deciso di replicare quel modello e in tutta la Sicilia stiamo proponendo questi ecoforum provinciali su rifiuti ed economia circolare, perché ci vogliamo occupare non soltanto di quelli che sono i ritardi amministrativi, le carenze di impiantistica, ma vogliamo anche presentare quelle realtà che sono presenti in Sicilia e che in buona sostanza dimostrano come si possa realmente produrre ricchezza e posti di lavoro senza andare a dissanguare le casse dei comuni e senza pesare sulle tasche dei cittadini anche nell'ambito dei rifiuti. Proprio per questo motivo tra i relatori abbiamo invitato, oltre al dirigente regionale del Dipartimento Acqua e Rifiuti, Salvo Cocina, anche Paolo Contò, che è il dirigente generale del Consiglio di Bacino del Consorzio Briula, che ci verrà a spiegare appunto come funziona il modello Treviso, dove per esempio in un consorzio di circa 50 comuni con oltre 400.000 abitanti lavorano solamente 400 operatori che si occupano di raccolta, si occupano di spazzamento, si occupano anche di scerbatura e in più si occupano anche di servizi cimiteriali. Sfatiamo questo mito che per avere un modello ottimale di funzionamento di raccolta dei rifiuti occorre avere organici abnormi.